6, 7, 8 e 9 settembre 2012, Festoria 19esima edizione. I briganti ce l'hanno fatta ancora. Cosa ci offrite? Più o meno sempre il solito Festoria. Ritorniamo ai 4 giorni di musica, l'anno scorso ne erano stati soltanto 2. E quest'anno siamo riusciti a fare 4 giorni, è cambiato qualcosa, siamo riusciti ad organizzarci un po' meglio. L'anno scorso, bene o male, un po' tutti si ricorderanno, c'erano stati determinati problemi, ci sono tuttora questi problemi. E in ogni caso comunque siamo in una situazione sempre di crisi, quindi... Simuliamo la crisi? Sì, esatto. Sì, siamo alla faccia della crisi? Quindi... Non so se è buono. È ancora so, più nera. Lasciamo perdere. Va bene, ok. Sì. Niente, si incomincia stasera con il concerto degli Edera e del Morfeo Crolla. Gruppi di Saronno, gli Edera ormai sono in giro da qualche anno e Morfeo Crolla, anche loro sono in giro da qualche anno, sono conosciuti un po' meno ma sono molto bravi. E domani sera ci saranno gli Yoko Ano e gli Albedo. Yoko Ano è un gruppo abbastanza conosciuto nella zona e suonano da parecchi anni anche loro, e gli Albedo arrivano invece da Milano, da Cornaredo, e sono amici che abbiamo conosciuto all'altra festa, insomma una festa che fanno a Cornaredo, e siamo diventati tutti amici e quest'anno finalmente siamo riusciti a portare gli Albedo a suonare. Allora, e per sabato e domenica invece che cosa ci proponete? Per sabato e domenica invece, sabato sera ci sono gli Steel Dimension, avremo un po' di reggae quindi, poi prima degli Steel Dimension ci sono i B-Folk e prima ancora all'orario aperitivo ci sarà una jam session rap con gli 02. Wow. Mentre invece domenica arrivano i Closure, che sono un gruppo di Torino, e vengono per la prima volta a suonare a Festoria, speriamo saranno una bella sorpresa. Ma tu li hai sentiti? Certo, sì. E sono bravi? Sono molto bravi. Sei sicuro? Certo. Assolutamente, okay. Sì, perfetto. Non c'è dubbio, anzi, correte a sentire del buon rock progressive. Il rock progressive. Ok. Perché fa sempre figo dire progressive, è vero? Sì, sempre bello. A me piace poi il progressive, quindi se vuoi te lo ridico ancora progressive. Oh, dimmelo ancora. No, basta. e dopo questo bel rock progressive. Prima dei Closure ci saranno Killing Me Softly, che è un gruppo che arriva da Varese e che invece ha come contrabbassista Enrico Monaco, il matto nostro amico saronnese, musicista da un sacco di anni. Amico tuo, però va bene, sarò contenta di diventare amica anch'io. Sì, dai, lo conosci sicuramente. Sicuramente, insomma. E questa è la programmazione musicale, dopodiché Festoria sarà come al solito, insomma ci saranno le bancarelle, ci sono le associazioni in piazza, cioè, quest'anno è ritornata la struttura per bere, per mangiare. Birre? Che birre abbiamo quest'anno? Abbiamo la Guinness. Abbiamo la Guinness, wow! Tutto. E poi una birra rossa, una birra bionda e un'altra birra che cambia ogni giorno. E i panini ci sono quest'anno? Ci sono anche i panini e ci sono anche le pizze, novità di Festoria. Non ci sono i panini con la salamella, questo è un vero problema. E che panini ci sono? Panini col prosciutto, con la bresaola, con la mortadella, col salame. Ne hai convinto, vengo qua a mangiare. Va bene, perfetto, io no. Questa la tagliamo, sì, questa la tagliamo. Sì, sì, questa sì. Bene, allora di nuovo 4 giorni, meno male, di nuovo 4 giorni, che fortuna. Sì, no, in realtà proviamo questa nuova situazione. L'anno scorso, se vi ricordate bene, alla distribuzione della birra non se ne occupavano più i briganti, ma c'erano l'Irish Pub di Saronno e il Full Stop. Quest'anno invece è venuto un Irish Pub, anche lui però viene da fuori Saronno, si chiama Paddy Cullens, il proprietario del locale, è diventato nostro amico perché andavamo a giocare a freccette, è molto simpatico e speriamo che... Qua va tutto per amicizie, sì, è un meccanismo così. Sì, la si possa ritrovare anche qua, mischiata alla simpatia di Festoria, quindi... Dai, che bello, sono proprio contenta che siamo 34 giorni. Sarà bello, non chiudetevi in casa, venite a Festoria. Sì, anche perché è tornato il sole, perché è tornata Festoria. Esatto, come al solito, giovedì, dopo una settimana di brutto tempo, arriva giovedì, arriva Festoria, arriva il bel tempo, bene. Quindi venite tutti quanti alla 19esima edizione di Festoria per non dimenticare.
Siamo qui con i Morfeo Crolla, il gruppo di apertura di tutte le quattro giornate di Festoria. E vi volete presentare? Assolutamente, ciao, sono Matteo. Alessandro. Alessandro. Allora, Matteo, vuoi presentare tu il gruppo? Che musica fate? Da quanto tempo suonate? Chi siete? Assolutamente. Allora, i Morfeo Crolla nascono circa 3 anni fa dalle ceneri di Pseudomorpheus, che era il gruppo precedente in cui militava il nostro cantante Mero, e anche io ho fatto parte nell'ultima fase. Ora sono appunto 3 anni che suoniamo insieme e facciamo rock indie con testi in italiano. Le influenze sono diverse, da Radiohead, Coldplay e U2, ma anche tanto italiano, per cui sostanzialmente i gruppi indie, After Hours, Marlene, eccetera. E stasera appunto ci esibiremo qui e faremo tutta la nostra scaletta di inediti e cercheremo di piacere, insomma, al pubblico del Festoria, che è tendenzialmente indie. Avete parlato di inediti, perché io so che a febbraio, se non mi sbaglio, è uscito il vostro nuovo album, giusto? Sì, l'abbiamo fatto uscire, perché diciamo, non è che non siamo prodotti, è un'autoproduzione totale, e sono 11 canzoni e ce l'abbiamo qua. Anche se la vedrete questa intervista, ce l'avremo ancora l'album. Se vi interessa, scriveteci. Come si intitola l'album? La strada nella casa. La strada nella casa. Perché la strada nella casa? No, è troppo lunga. Però la strada nella casa, la strada entra nella casa, è un quadro di Boccioni. Futurista. Noi non è che non ci ispiriamo per nulla la cosa, però era bello il fatto di, cioè, della confusione, la casa, la strada, il caos, quando in realtà dentro la casa c'è silenzio. Noi viviamo molto su la nostra dimensione di saletta con l'esterno. Esatto. Quindi noi, grazie a Dio, insomma, suoniamo a casa di Ale, abbiamo una saletta nostra, e quindi fondamentalmente ci è piaciuto un po' ripercorrere questo tema della confusione fuori, tutti gli input che ci arrivano dall'esterno e noi dentro la saletta che li elaboriamo, insomma, e portiamo avanti il discorso. Beh, io ho saputo uno scoop, sì, che uno dei vostri componenti tra 2 giorni si sposa. Lui. E volevo sapere qual è l'impulso artistico che questo evento ha dato alla vostra musica. Ci sciogliamo tra 3 giorni. Non puoi non rispondere, devi assolutamente dire che la tua donna è la tua musa, ti ha ispirato, è il tuo grande amore e si sente in tutte le canzoni che fai. Certo, sì, in tutte le canzoni. Soprattutto le scrive lui, quindi partiamo bene. Partiamo bene. No, in realtà lo stiamo sconsigliando di fare questo gesto, questo passo. Se Marina ci guarda, cioè, siamo colpevoli del fatto che se tra 2 giorni non si presenta è colpa nostra, ovviamente. Ciao Marina. Fai una dichiarazione d'amore a Marina, per favore, va. Ti aspetto stasera e poi a quattro occhi ne parliamo. No, vedrai che viene, lo prendo a calci se non si presenta, non ti preoccupare. E invece per il fatto del nuovo matrimonio tra voi e Festoria, visto che è la prima volta che suonate qui, cosa ne pensate? Chi mi risponde? Lui. Ah, io. Oh, siamo contenti, tra l'altro il mio liceo era proprio 200 metri qua dietro, per cui mi aiuta a ricordare che sono vecchio, quindi sono contento di suonare, ma sono vecchio perché penso ai tempi del liceo. Ale invece ci ha già suonato al Festoria, quindi sarà un ritorno insomma alla sua giovinezza altrettanto. Tu hai già suonato a Festoria? Con che gruppo hai suonato a Festoria? Quando? Allora, io ho suonato, ma forse nel 99 addirittura, con un gruppo, era di pomeriggio, con gli Asestanti, con Davide Dar, che deve suonare anche dopo stasera, e io suonavo la batteria. Quindi qui c'è un ripercorrere la vita, esatto, attraverso gli stessi che si girano, invecchiano, però poi si spera di tornare qua. Cerchiamo di andare ognuno nella band dell'altro per confondere un po' le acque, però i gruppi del Festoria vi assicuriamo che sono gli stessi, solo che gli elementi si mischiano. Non è vero, sono sicura che c'è un gruppo nuovo che viene da Torino domenica, mi sembra, e poi ci sono gli Yoko Anno che non hanno mai suonato qui, quindi non mi confondete il pubblico. Esatto. Beh, però se siete tornati vuol dire che siete bravi. Assolutamente no. Ma infatti questo siamo molto preoccupati della cosa, nel senso che non sappiamo come reagisce. Noi siamo molto autocritici, anche ci sentiamo abbastanza sempre in deficit col pubblico, perché noi abbiamo canzoni abbastanza intimiste, per cui diciamo che
ci serve una buona predisposizione per chi vuole ascoltare, insomma, per chi assiste, non siamo così simpatici, insomma, sappiamo che è più facile essere simpatici, coinvolgere, eccetera. Noi siamo un po' più nella casa e fuori c'è la strada, insomma, era questo. Quindi il crollo del vostro nome è quello dell'autostima, perché vi state proprio abbassando? Esatto, credo di sì. No, in realtà noi siamo tra il drammatico e il paranoico. No, sto scherzando, però è giusto. No, adesso l'hai detto, adesso fai la faccia drammatica alla telecamera. No, volevo dirvi che se volete venirci a vedere stasera, non vi aspettate il gruppo che esplode di energia e di gioia, ma ovviamente comunichiamo altri significati con il nostro modo, che è, com'è? Ci proviamo. Se facciamo schifo ci dispiace molto, è questo che ci turba, che non abbiamo sempre un po' di paura di non soddisfare chi ci viene a sentire. Poi il Festoria, visto che è una manifestazione famosa nel nostro settore, perché comunque ha la sua storia, appunto, c'è sempre un po' di tensione in più. No, ragazzi, però così non siete convincenti. Cioè, ti prego, dai una nota positiva a questa intervista, tu che sei nel fiore della relazione amorosa. Questa sera spacchiamo. Ma devi dirlo alla telecamera, devi dirlo con convinzione. Guardare, sto parlando con te, un puntino rosso. Questa sera spacchiamo e vi aspettiamo tutti. Grazie Morfeo Crolla. Facciamo gli intimisti? Intimisti. I paranoici? Ma no, l'intimista è anche ironicissimo, l'intimista, perché sì. Cioè, ci stai prendendo tutti per il sedere? Esorcizza dicendo un sacco di cazzate. Uno dei nostri problemi, adesso stasera staremo, spero, il più zitti possibile tra una canzone e l'altra, ma uno dei grossi problemi è che io di canzone in canzone dicevo veramente delle minchiate e rideva la gente, però le canzoni poi erano tristi, allora la gente si confondeva. Avevate dei suicidi di massa sotto il palco. Esatto, cioè non capiva, ci sta prendendo per il culo, quindi, perché questo fa il simpatico, ma poi le canzoni sono tristi. Allora veniva. È quello che ci abbiamo paura di quello. Cosa fai dopo il concerto per tirarti sul morale? Ci stiamo sposando tutti per questo, per aderire un po' a questo tipo di visione che va verso lo sconforto. Cioè il matrimonio è uno sconforto. Sì. Ci sono sposati. Lui è sposato, lo sa, ci ha consigliato di farlo e infatti c'è un contratto un po' tra di noi, ci si deve sposare per partecipare intimamente, esatto, credendoci. Non ci capiamo, non ci capiamo. Cioè, dobbiamo essere. Esigenze diverse. Siamo molto. Quindi tu sei sposato, tu tra sta due per giorni. Sposarsi, lui ha. Non io so scado tra un anno, credo. Quindi ho ancora un anno di scadenza, ma comunque cosa fatta, si fa. Single di tutta Italia, se volete sposarvi entrate nei Morfeo Crolla, vi aspettano a braccia aperte. Grazie ragazzi. Grazie a te. Grazie. E congratulazioni.
Siamo qui con gli Edera, il gruppo forte del giovedì sera saronnese di Festoria. Thailandia! Con tanto di componente in sovrannumero. Il nostro fan più sfegatato Iaselli, che purtroppo se n'è andato adesso. Sì, lui voleva suonare con voi, perché non lo fate suonare con voi? Perché ha appeso il basso al chiodo Iaselli, anzi ci ha trovato pure le tarme dentro, dunque proprio doveva buttarlo per un po'. Ricordiamo i nomi degli Edera ai nostri telespettatori più affezionati. Ciao Stefano. Davide. Alessio. Davide. Allora, gruppo forte del giovedì sera saronnese con un sacco di scoop. Intanto tu, non fare il finto tonto, sei il volto di Festoria di quest'anno. Sì, mi hanno coinvolto. No, adesso racconta bene che cosa hai combinato e tutti i retroscena del set di scatti fotografici. No, niente, eravamo qua a Festoria l'anno scorso e c'era in giro questa parrucca, insomma è girata un po' a tutti. E mi sono ritrovato casualmente con una scopa in mano nella mossa di suonare la chitarra da buon rocker. È scattata questa foto che alla fine hanno deciso di scegliere come copertina della locandina. Sei molto fiero, vero? Sì, di questa sì, ne avevamo proposto un'altra che era un po' più scandalosa e fortunatamente ho scelto questa. Perché non hai posato nudo? Per far venire la gente a Festoria o per tuo? Non si può. Perché non si può? Vabbè, allora. Scusi. Darra, invece io so che tu hai delle novità. Di tipo? Non hai qualche scoop per noi? Di cosa? Dai, diccelo. Cosa? Che vai via. Vabbè, ma vado via per un po', ma non... E dove vai di bello? Vado in America perché la mia fidanzata ha trovato lavoro lì e allora la seguo per un po', poi tornerò comunque. E dove vai di bello? In America? A Memphis. Sì. Diventerai un musicista famoso americano e quando tornerai mai più. A fare il sosia di Elvis. Da fare, però mi devo tingere i capelli e... Ma io ti ci vedrei, sai? Beh, ma mi devo tingere i capelli di nero, dunque è un po' difficile. Sembro più un irlandese che uno del sud. Comunque è dalla parte del sud dell'America, appunto. Vuoi portarti il banjo? Ma mi porto la chitarra. Ah, facciamo. Sì. Beh, ti auguro tanta fortuna. Grazie. E poi le storie d'amore sono sempre così romantiche. Va bene, basta, questo è un problema mio. Ciao Ale. Ciao. La voce degli Edera. Cosa ci racconti di nuovo? Ma niente di che. Dimmi tu, sei tu che mi devi intervistare, no? Appunto, io voglio sapere i retroscena, sai, tutte quelle cose da rockstar, tipo che è la tua ultima fidanzata, cosa hai fatto, quante chitarre hai spaccato nell'ultimo periodo, non so, ma cose così. I soldi che abbiamo non ci conviene spaccare le chitarre, dunque viene tenere quelle che abbiamo. Beh, in realtà più che qualche chitarra, qualche batteria l'ho spaccata, se devo essere sincero. Perché ridete tutti? Però no, è stato un episodio triste, quindi... Ma una batteria per suonare? Sì, una batteria... Vabbè, usciamo da... No, adesso ce lo racconti. Come hai fatto a rompere una batteria? Che cosa? No, non si fa. Che cosa? Niente. No, ragazzi, qua un momento, attimo. Che cosa è successo? Ma non lo so, guarda, lui ha la basetta così, è andato via. Cosa è successo? No, voglio sapere della batteria adesso. Vedo che il tasto dolente è la batteria. Io sono un'intervistatrice d'assalto e devo sapere della batteria. È successo che a un concerto, a fine concerto, ho rotto la batteria del gruppo che suonava prima di noi. Quanto odio. Sì. Ah, proprio rivalità? No. Ha preso dall'entusiasmo, è ciampato, è caduto sulla batteria e... Come hai fatto a rompere una batteria? Non so. Cioè, hai fracassato i piatti, hai aperto il tamburo, cosa hai fatto? La cassa, credo. Cassa. Ah, la parte morbida della batteria. Sì, comunque vorrei dimenticare, cioè non... Nel senso... Non incentriamo l'intervista su questo. Con che parte del corpo l'ha rotta la batteria? Non ho capito. Con che parte del corpo ha rotto la batteria? Il busto. Ah, ok. Niente di... Cioè, tutto va bene. Batterista! Tu che hai tante batterie. No. Come va quest'anno Festoria? Ma
Ma spero che quest'anno Festoria vada benissimo, io sono carichissimo, vediamo tra qualche ora come andrà a finire, insomma. La batteria mia è... Cioè, la tieni lontana da Ale? No, beh, lontana, adesso lo sa, sto lontano lui, insomma. Comunque tranquillo, dai, sono pronto. Sono spuntoni sulla grancassa, così si messo una barriera davanti, metterò una transenna prima di cominciare a suonare, poi sto più tranquillo. Perfetto. Vabbè, voi in realtà è un sacco di tempo che suonate a Festoria, cioè cos'è già? Secondo anno. È il secondo, ma avete suonato l'anno scorso o 2 anni fa, cos'era? L'anno scorso. Sì, abbiamo suonato anche l'anno scorso, però nel primo pomeriggio, alla fine eravamo insieme da poco più di un anno e quindi ci hanno fatto suonare, non eravamo il gruppo di punta. Il gruppo quindi anche grandi sviluppi nel senso di come complesso? Sì, guarda, c'è stato il Darra che ci ha appena consegnato un po' di esperienza in più, a mo se ne va, e quindi vediamo un po'. No, vabbè, il gruppo cambierà, probabilmente dobbiamo ancora decidere bene cosa fare. Io, ad esempio, nello specifico ho voglia di dedicarmi molto alla composizione. Ho voglia di tirare fuori tutte le idee che ho, produrre grandi pezzi e portare avanti il gruppo. Quindi si presume che il prossimo Festoria in cui suonerete ci saranno un sacco di pezzi nuovi? Guarda, per quanto mi riguarda dipende molto da quello che succede sul lavoro. C'è il lavoro, altre attività che mi frenano molto sulla composizione e altre cose. Per cui sì, può essere di sì, può essere di no, può essere che cambiamo un po' genere, può essere che ci sia un'altra persona in più, può essere che rimaniamo in tre, può essere tutto, non sappiamo ancora bene. Ci saranno delle novità, però sarà solo il tempo a dirlo, a decidere. Però mi dovete promettere una cosa: in una canzone parlate della nonna che va a ritirare la pensione, no. In un'altra canzone parlate della mamma che compra la mozzarella, nella prossima io voglio la cugina che va, non lo so, a ritirare la macchina dal meccanico, si può fare? Ma dipende molto da, insomma, come diceva Rino Gaetano, i miei testi arrivano da quello che sento dire nei bar. Alla fine, se qualcuno parla di qualche cugina, possiamo anche scrivere qualcosa. Andate nei bar, parlate delle vostre cugine, delle vostre zie, delle vostre bisnonne, perché gli Edera cercano soggetti per i loro nuovi testi musicali. Sottoscrivete l'appello, Edera? Sì, certo. Sì, certo, sì. Cioè, manderemo una petizione adesso online. Sì. Allora, no, comunque in generale la società sta cambiando e ci sta dando nuove idee, sia in positivo che in negativo. Sì, perché noi ricordiamo che adesso noi cazzeggiamo un po' così, però gli Edera fanno dei testi anche abbastanza di un certo spessore, giusto? Sì, cerchiamo solo di mandare messaggi, cerchiamo di parlare dei problemi di cui non si parla mai. Effettivamente, no, vediamo un po', ce ne sono tanti ancora di problemi di cui non si parla mai. Sì, gli Edera faranno 3000 CD, se parleranno di tutti i problemi del mondo. Beh, noi vi ringraziamo e non vediamo l'ora di sentirvi a Festoria. Facciamo un bel salutino alla telecamera tutti insieme. Ciao, Festoria. Ciao, Festoria.